Dall'indagine trimestrale di Unioncamere sui dati del registro delle imprese delle Camere del Commercio risulta che l'Italia delle imprese è sempre più multietnica. Per esempio, lo scorso anno sono cresciute di 23.000 unità quelle individuali costituite da cittadini provenienti da paesi extracomunitari. Secondo te l'impresa è una buona strada per l'integrazione e per la coesione sociale, sì o no? Beh, sicuramente sì, perché comunque i cittadini extracomunitari possono investire nel nostro paese e comunque possono anche integrarsi e fare in modo di far conoscere la propria cultura in un luogo che non è il loro, e quindi sicuramente è un buon modo per integrarsi. Il fatto che ci siano moltissimi negozi, moltissime attività gestite da persone non italiane è qualcosa che ti infastidisce oppure no? No, non è qualcosa che mi infastidisce, però mi piacerebbe sicuramente vedere anche i miei connazionali disposti ad investire, ad aprire attività invece che chiudere spesso e volentieri, ecco. No, a me no, però diciamo che c'è un problema alla base, cioè se questi signori che vengono da altri paesi magari fanno una vita come la facciamo noi nel nostro paese, cioè nel modo né tale, né di più e né di meno, ma che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri che abbiamo noi, che ben vengono. Però se devono venire a fare numero, no, proprio secondo me non sono d'accordo. Quindi comunque lei apprezza gli stranieri che vengono in Italia e avviano un'impresa, vuol dire che... Un'impresa sì, però basta che tra questi stranieri e un italiano c'è un'equazione... Biparte, okay. Cioè gli stessi diritti che hanno loro, okay. Non devono essere agevolati, dice lei? No, secondo me no. Il fatto di girare per Voghera e vedere che molte attività, per esempio i bar, sono gestiti ormai quasi tutti da cinesi, questa cosa le dà fastidio oppure no? Commercialmente io ho avuto sempre dei bar, quindi io sono meridionale, ho gestito sempre dei bar per conto mio e posso dire che non è facile gestire dei bar, perché ci sono molte tasse, molte cose da pagare, io non so come fanno, non lo so, perché io per esempio vedo che qua il lavoro non è che sia eccessivo, ogni 10 metri c'è un bar, io, essendo del settore, io non vedo come possono fare a compensare sia il guadagno, sia le spese, sia tutto. Perché... E quindi lei dice anche i gestori italiani si ritrovano costretti a vendere, insomma. È normale, perché io ho venduto, perché quello che io facevo non era sufficiente al fabbisogno, diciamo, sia delle istituzioni che mettono un sacco di tasse, sia della mia famiglia. No, cioè alla fine non è che dà fastidio, però sarebbe meglio se almeno un po' di più fossero gestiti da italiani, perché andare in un bar e vedere che tutti i bar sono gestiti da stranieri alla fine non è tanto bello. Non è tanto bello perché? Perché credi che il popolo italiano sia svantaggiato? Sì, cioè in un certo senso sì, perché sarebbe meglio vedere che in una città così piccola come Voghera non tutto è gestito da cinesi o stranieri. Quindi mantenere comunque la caratteristica di avere delle attività gestite da italiani, tu dici in una città come la nostra sarebbe bello questo? Sì, sarebbe bello.